Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio secondo canale. Non so se dal titolo avrete già intuito qualcosa, perché non so allo step nel futuro che titolo metterà, ma con certezza posso dirvi che mi hanno fottuto la televisione. No, non è vero, l'ho spostata molto semplicemente. Qualche giorno fa nella Vanilla vi ho raccontato che il 26 maggio 2010 era la nascita del primo canale, quindi erano passati 13 lunghissimi anni. 13, capite qua? Alexa, quanto fa 13 per 365? 13 per 365 uguale a 4745. 4745 più 7 giorni fa aprivo il mio canale principale. E dovete sapere che nel 2014 io ho iniziato da Firenze una delle serie più clamorose di sempre, il ritorno della mia Vanilla. Qualche giorno fa Lollo ha fatto un tour nel nostro mondo e, considerando che io quel salvataggio ce l'avevo a Firenze, gli ho chiesto di mandarmelo e ce l'abbiamo. Oggi faremo il tour della mia prima Vanilla in assoluto, portata su YouTube. Se non lasciate un mi piace adesso vi mangio tutti quanti. E vi ricordo che in descrizione trovate il sito ufficiale dove acquistare il mio merch. L'ultimo salvataggio appartiene al 31 luglio del 2017. È una versione di Minecraft diversa, perché è 1.12, ma non sarà un problema danneggiarlo. Ho il salvataggio anche a parte, più il salvataggio che ho a Firenze. Non so se vi ricordate, durante tutto il periodo della quarantena avevo assemblato un PC dedicato proprio per continuare a portare i video su YouTube da Firenze, perché io vivevo a Milano ed ero ritornato a Firenze. Vabbè. Vediamo intanto se ci dà la gioia di caricare questo mondo, perché 0% not stone. Oh, bene. Dovete sapere che il mio computer probabilmente non ce la fa più. Dovrò sostituirlo, cambiare tutti quanti i componenti. Nuove RAM, nuova scheda madre, nuovo processore, ripartire da capo. Ma non vi preoccupate, perché sto facendo i lavori nel nostro magazzino che diventerà laboratorio, che utilizzerò per registrare tutto quanto, e sarà molto bello. Stefano, il diamante. Questo Stefano, il diamante. No, questo no. Stefano, questo no. Diamante. Dove caspita Stefano, siamo? Lollo, dove Stefano, mi hai portato? Beh, inutile dirvi che non mi ricordo praticamente niente. Allora, spacchiamo staggeggio, così abbiamo la possibilità perlomeno di risalire in superficie. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, è tutto al suo posto. Calmi. Sicuramente ci sarà qualche bug, ok. Cosa? Intanto i diamanti qua dentro fanno sicuramente comodo per impedire ad Ale di dirci Stefano, il diamante. Stefano, Bert! Oh mio Dio. Save the children. No, ma quante ne sono capitate qua? Quante ne sono capitate? Questo era il mio recinto con gli animali, col cavallo tutto bellissimo e diamantato. Dobbiamo provare a fare un tour sensato di tutto ciò che comprende qua il mio vecchissimo mondo. Una delle prime vanille, ma direi che il caos qui era all'ordine del giorno, se siete d'accordo. Mi servono dei materiali per spostarmi più facilmente. Aspettate, riprendo la chest di prima, che c'era un po' di cobblestone. Stone Age, ci sono tutte le achievement che si riattivano perché abbiamo per l'appunto ricaricato il mondo con questa nuova versione. Solo che non si è danneggiato molto, a dir la verità. Questa è la mia farm automatica. Semi automatica. Guardate che bella! Che bella che era! Perché non la rifaccio uguale? Vabbè, non è neanche difficile. Questi sono solamente pistoni, tutti collegati, immagino, dalla redstone. O un piccone da qualche parte. Lo ritroveremo. Non chiedetemi per quale motivo ci sia una H qua nel mezzo, perché giuro che adesso non ricordo niente. Pixel art di un'accetta di iron, molto molto carina. Laggiù c'è il Mac Drive, c'è la M di McDonald's. Voglio il telescopio. Ah no, ma qua non c'è... Non c'è il telescopio, ragazzi, perché purtroppo è una vecchia versione 1.12 di Minecraft. Quanto tempo... Oh mio Dio, quanti ricordi. Oh mio Dio, quanti ricordi. Allora, non so veramente da dove cominciare. Questa doveva essere una casetta delle streghe replicata qua nel mio mondo, senza le streghe, ovviamente. E quella la sospesa, era la mia base principale. Guardate, c'è il cestino del pollo fritto del KFC, la pixel art della Nutella, l'occhio di Sauron. Quello è stato utilizzato per concludere questa mega stagione, prima di andare alla stagione successiva, dove abbiamo fatto il cambio della skin. Ora non so quanti di voi fossero già attivi, si ricordano di quel momento, va bene. Questa è la Chicca, che era la mia gattina, statua del gatto. Se non erro c'era un accesso dal culetto, vero? No,
forse non c'era nessun accesso dentro al gatto, l'accesso forse era dentro al cane. Sicuramente dalla bocca si può entrare nel cane. Dopo mettiamo anche la modalità fly, così gironzoliamo molto più liberi così. C'è dell'oro qua dentro e basta, il cane è aperto, il cane è scoperchiato, la pancia non l'ho mai finita. Oh mio Dio, no vabbè, ma che sto vedendo? L'accendino di The Forest, perché c'era quella leggenda che l'accendino di The Forest era per l'appunto infinito, il monumento che conteneva la lana in tutte le CTM. Wow, questo è uno dei primi mob spawner realizzati, le stirparagni. Ma l'ho chiamato io così? L'avevo chiamato così io o è il salvataggio che mi ha dato Lollo che si chiamava le stirparagni? Pazzesco. Uno dei vecchi design del mob spawner. Sì, che ho replicato pari pari nell'ultima vanilla, ma che ci siamo resi conto non funziona manco troppo. Qui però a quanto pare funziona ancora. Questo che caspita è? Cos'è questo aggeggio? Ma mi sa che qua dentro avevo tipo imprigionato qualcosa o qualcuno. Qui giace Zomken. Ok. E qui giace Zomken. Va bene. Ma dove collega questa cosa? La scritta Stepneywood con il mio omino che reggeva la parte finale per non fare il terraforming della montagna. La mamma, che sto vedendo? Lassù c'era una mongolfiera. Eh sì, che un tempo sembrava clamorosamente bella. Adesso, cioè, dico, ma che caspita. Ok. Cioè, veramente seguivate un progresso così lento di tutto ciò che accadeva? Guardate, questa è la scalinata degli iscritti. Ganja con l'inizio, 50.000, 100.000, Vegas, Salvatore e Anima, Surri, tutti gli youtuber, Marina, i miei genitori, anno di attività della serie di Minecraft, 350.000 iscritti, le fiere e gli eventi con tutti voi, 400.000, l'amicizia, 450, la costanza, la passione, la determinazione, perseveranza, sacrificio, trasparenza, obiettivi, apprendere dai propri errori, la voglia, la passione. Oddio, ma la passione c'era già scritto o sbaglio? Ma ho scritto due volte passione! Vabbè, la passione è fondamentale perché se fai qualcosa che non ti piace, non ha senso. Un milione di grazie a voi che ci siete sempre stati e ci sarete sempre. Un milione. Eccolo qua, la mongolfiera del milione. Potevo entrare se non erro in questo modo. Cerchiamo di non... Oh, vorrei... Posso uscire? Vabbè, la statua di Bert, simbolo della pace. Cosa è successo al simbolo della pace? Ma qualcuno ha tolto un blocco? Dai, ma perché gli Enderman esistono? Lasciamo perdere. Là sopra che cos'era quella casetta? Mi sa che l'aveva fatta Surri, se non ricordo male. C'è una torta, là sotto ci sono delle ossa. Mi sa tanto che o recuperiamo le elitre dei razzi o ci conviene svolazzare. Questo è il dojo che avevo realizzato all'inizio, subito, se non erro, della serie. Ero innamorato, tuttora sono del Giappone, col portale all'interno. Beh, direi che la nuova spada porta portale è molto figa. Qui abbiamo la nostra prima farm, che è molto stramba, come vedete. Cioè, io cercavo di fare le cose più nel mio stile possibile. Questo che cos'era? La casa di Anima, se non erro? La nuova casa Stepney, saccio di merda, Chizurri. Ok, va bene. Ma che cos'è questa casa lasciata a metà? Qua c'è un collegamento di crafting table che porta a una struttura di magma. Ma che cosa sta facendo? Cos'è questa cosa? Di chi era sta casa? Vabbè, ma senza cartelli non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo. C'è un pavimento fatto interamente di crafting table. Ok. Monumento del trio, modificato e upgradato nel tempo con il monumento dei mates, con le nostre quattro facce in pixel art. Questa era la mia vecchia skin di Bear Grylls. Mamma mia, che ricordi. La torta per qualche raggiungimento, un anello che ci portava dritti qua. Ma dai, ma quanto era carino tutto ciò. Era super carino, qui ci sono tutti i miei blocchi del Void. E proseguiamo, proseguiamo, perché c'è il Nyan Cat Zombified. Che cos'è questa roba? Attenzione, che qua? E questo cos'è? Ah, non ne ho idea, non ne ho idea. Perché poi, vabbè, immaginatevi che questa serie è durata almeno 3 anni. 3 anni, qua dovevo fare tutto un collegamento, tipo di quando eravamo andati a Las Vegas. Qua c'è un bersaglio gigantesco. Oh mio Dio, qua c'è una piscina, ma laggiù? Che cos'è questa cosa, ragazzi? Cos'è questa cosa in lontananza? È tipo una farm di pigmen? No, vabbè. Questa qua dovremmo replicarla nel mondo odierno. Cosa sto vedendo? Cos'è questa schifezza qua? Con questi 8 portali, no, quanti sono? Questo cos'era? La mia prigione che avevo costruito? Che cos'è? Questa doveva essere la prigione.
forse ispirata a The Escapist, perché c'era la serie di The Escapist sul canale. Eh sì, sì, sicuramente. Che prima qua in lontananza ho visto una spada di diamante e tra l'altro c'era anche il logo di Twitch, che mi sa che era il momento esatto in cui avevamo fatto le prime live su Twitch. E questa doveva essere la cinta muraria che proteggeva casa mia. Che cos'è andato storto qua? Ma dai! Beh, il portone che abbiamo nella nuova vanilla è molto meglio di tutto ciò, non credete? Ma io direi proprio di sì. Proseguiva, pixel art della spada, tutta fatta in blocchi di diamante. Blocchi di diamante, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 blocchi di diamante. Sono tantissimi. Cioè qui vedete il progetto che avevo fatto per l'island di Twitch non è mai stato finito. Cioè io l'avevo iniziato e poi l'ho abbandonato a metà. Guardate, neanche le mura avevo finito. Quindi sono molto proud che le mura del nostro non castello attuale della vanilla è ancora... È vero, il castello non c'è, ma le mura le ho finite. Ho finito le mura. Qui manco le mura avevo finito. Cioè, veramente pigro. La cosa assurda è che ci eravamo sviluppati, sì, accanto a un villaggio che poi avevamo prontamente saccheggiato di tutti i villaggeri. Oh, ce n'è ancora uno? No, no, ti pare? Ti faccio morire anni dopo? No, no, ti salvo, ti salvo, ti salvo. Vi salvo tutti. Immaginatevi che andiamo così indietro nel tempo che non c'erano manco le campane. No, non lo fare. Ma disgraziato, lascialo in pace. È innocente e soprattutto è indifeso. Era molto figo. Era molto figo, Minecraft era tutto un aggiornarsi in continuazione. Cioè, immaginatevi che quando abbiamo iniziato le prime serie non c'era manco il Void, probabilmente. E finiva lì. Qui abbiamo fatto una mega Pokéball. Qua, se non erro, zona campeggio. Andiamo a vedere com'è. Questa era la zona campeggio. Questa cosa doveva essere? No. Oddio. Questo è un pezzo dell'aereo dello schianto di The Forest, fidatevi. E questa era la zona campeggio. Mamma mia, costruzioni di altissimo livello qua, eh. Mamma mia, che costruzioni pazzurde che facevamo. Un albero di Natale, del sushi, un wok con il ramen all'interno. Guarda che fighe le uova. Che figata, con le bacchette sopra. Un Babbo Natale in pixel art, perché farlo 3D era troppo complicato. Qui avevamo fatto un design personalizzato del Ponte Vecchio. Questo doveva essere il Ponte Vecchio. E sopra c'è il Giglio. Lascia particolarmente a desiderare. Il Giglio figo, eh. La F, F in chat, sì, per il fail probabilmente. Ponte Vecchio sicuramente particolare a suo tempo, con i castelli di Clash Royale. E avevo fatto solamente quello rosso. Non avevo fatto neanche quello blu in questo salvataggio. No, vabbè, pazzesco. Pazzesco. Guardate, è King Royale. No, vabbè, che ricordi, ragazzi, mi sto sbloccando tutto. Vabbè, cubo di Rubik laggiù in fondo. Sono tuttora un fan del cubo di Rubik, anche se ho dimenticato come si fa l'ultimo livello, devo essere sincero, vabbè, non importa. Guardate, qui stavamo festeggiando la fine del 2016, sparando i razzi nel cielo, mi ricordo benissimo. Mamma mia, la piramide della serie della CTM. Questo era come era fatto. E qui ci sono tutte le lane, se non mi ricordo male. No, bene, complimenti Stefano, fai schifo, come sempre. Bene, allora, oltre a questa scacchiera, e senza sopra neanche un pedo, nulla, nulla. Cosa c'è qua? Ah, non c'è niente, non c'è niente. Un accesso in miniera, via, usciamo, usciamo, usciamo. Sì, quell'aggeggio che vola e che voi non vedete perché è coperto temporaneamente dal cursore, ma più ci avvicineremo, più sarà gigantesco, era il jet privato dei mates. Fa schifo, fa schifo, fa veramente schifo. Questo invece era il McDonald's. Ma perché non ho fatto il tetto? Raga, non mi piacevano i tetti. Mi piacciono le strutture a cielo aperto. Qui c'è il McDonald's. Non ho messo neanche degli hamburger dentro. Mamma mia, sto era veramente pessimo. E pensare che tutte queste cose in questa vanilla ci hanno creato il percorso iniziale di YouTube. Perché, ragazzi, non mi seguivano molte persone. Come avete visto la scalinata, avevo 50.000 iscritti, che a quel tempo erano tantissimi, sì, senza dubbio. Però il discorso è che era un mondo diverso questo qua di YouTube. Allora, andiamo giù. Andiamo giù giusto per capire cosa c'è qua sotto e cosa avevo fatto. Ah, è vero, avevamo la Stronghold dietro casa. Come ho fatto a dimenticarlo? Come ho fatto a scordarmelo? Guarda, qua c'è uno spawner mai sfruttato, ovviamente. Cosa c'è qua?
oh, 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 oh. We need to go deeper. We need to go deeper. Ma deeper di che? Cos'è questo? Cos'è questo? Questa è la mia base? Questa... La baracca di Stepney? Ma perché c'è del loot a terra? Oh, la mia elitra! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cioè, non ditemi che... Allora, o è il loot di Lollo, che è morto prima di passarmi il mondo, ed era morto qua. Mi sembra strambo e assurdo. Molto strambo, molto assurdo. La baracca di Step... Cos'è questa schifezza? Che cos'è questa roba bruttissima? No, vabbè. E qua sotto? Dove si va? No, ma non... No, allora, sicuramente non è la ricerca dell'Ancient Debris, perché l'Ancient Debris non esiste... Ah, ok. È semplicemente il collegamento al portale che ho fatto. Ma che brutto. Dai, cioè non è che curavamo proprio tanto bene le cose, eh? E tutto ciò a cosa serviva? Ma adesso devo riscoprirlo. Devo riscoprirlo. Seguiamo questo collegamento con le rotaie. Guardare indietro è la cosa migliore per capire per quale motivo sei al punto di oggi. Cioè, per forza, ragazzi, per forza. Dove portava sto mega collegamento infinito di rotaie? Senza il powered neanche. Cioè, queste erano spinte a mano. Vediamo, 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 vediamo. Interrotte? Come interrotte? Posso scavare più profondo di quanto io voglia nei cassetti della memoria, nella mia testa? Ma non ho la minima idea per il motivo per cui questo collegamento era stato realizzato. Qui c'è una fortezza, vabbè. E dove caspita ci portava tutto ciò? O era semplicemente una traccia per non perdersi ed ero tornato a casa esattamente con questo collegamento? Vedo tanta cobblestone, quindi può anche darsi. C'è sicuramente un portale, voglio sperare. Ah, wow. Tutto questo collegamento era stato fatto per la fortezza. E ho capito. Ma la fortezza ce l'avevo anche per strada. Cioè, o è spawnata generandosi adesso, mettendo il mondo in 1.19. Ma dubito fortemente, perché il salvataggio dovrebbe essere rimasto esattamente identico. Anche se, perché è sconsigliato caricare un vecchio salvataggio in una vecchia versione alla versione odierna? Il collegamento comunque qua c'era, guardate. C'era già la scala. Insomma, è sconsigliato perché può capitare che un chunk intero viene eliminato, viene sovrapposto una struttura, si genera una creazione di qualcosa, spariscono le cose nelle chest. Quindi questo è il motivo per cui solitamente non si fa. Tra l'altro, a breve dovrebbe esserci l'arrivo della 1.20. E la 1.20 aggiunge una roba fighissima. Io non so se avete avuto modo di spulciare e di guardare, però ci dovrebbe essere l'archeologia, oltre che i cherry blossom. Ci arriva tutto l'aggiornamento che ci può permettere di fare costruzioni in stile giapponese bellissime, con delle piante clamorose. Vabbè, intanto direi di ritornare a casa. Qua immaginatevi, non c'erano manco i piglin, solamente i pigmen. Allora, vediamo una cosa, perché qua ci sono due portali. Io non so il perché di questa cosa. Quindi questo ci riporta a casa, l'altro l'abbiamo disattivato perché è completamente inutile probabilmente. Boh, vabbè. Qui c'era il collegamento naturale per salire nella mia casa. Avevo fatto sia a scala a pioli, sia a scala normale, a chiocciola. E se non mi ricordo male, vabbè, questa era la zona degli iscritti, il giardino degli iscritti. Samu, Max, Sara Cosiel, Super Sirinide 88, Alessio Cusumano, Jack the Knight. No nome, no cognome. Il Child of the Forest. Questo invece che cos'è? Abbo. Mamma mia! Questo è storico veramente! Questo! Altro che! E qua c'era il mio buchetto per scendere giù, che ti buttavi di sotto. E immaginatevi che questo era il livello massimo che si poteva raggiungere per trovare i minerali. Cioè, pazzesco! E adesso il mondo è aggiornato! Il mondo è aggiornato! Ok, quindi posso fare anche un... Ok, calmi. Com'è che si chiama? Spy? Esatto. È ovvio, ragazzi, perché mettendolo in 1.19 si è per l'appunto aggiornato. E quindi hanno creato anche il resto. Sono troppo curioso, sono troppo curioso. Scendiamo al livello sotto meno 51. Sì, lo so, ragazzi, in questo momento siamo con la creative, ma il mondo è vecchio, non lo riprenderò in mano per costruirci, ovviamente. Però sono troppo curioso di vedere se ci sarebbe stato un Ancient City sotto di noi, oppure no. No, lo sa di no. Sono curioso però, vediamo dove troviamo i primi diamanti. Vediamo se hanno inserito anche i diamanti. In teoria se c'è l'ametista. Sì, se c'è la redstone. Vediamo quanto ci avremmo messo sotto la nostra base a trovare dei diamanti. Così per curiosità, Spacca tutto in linea retta, tutto in linea retta, spacca tutto in linea retta. Eccoli! Li avremo trovati dopo neanche troppo tempo. Solamente due. Che tirchi.
Che tirchi. Vai, torniamo in superficie. Torniamo in superficie, ragazzi. Comunque qua c'era un campo da calcio molto più piccolo di quello che abbiamo fatto adesso, Molto più piccolo, se siete d'accordo. Anche se di là abbiamo usato il quarzo, vero, per fare le linee. Qua abbiamo usato la lana. È il quarzo più bello, più lineare. La texture. C'è un temporale addirittura. Mamma mia. Voi dite che le chest della vanilla di ora sono disordinate? Ragazzi, ma avete capito da che epoca arrivo? Cioè, lo Stampy del passato faceva questa roba. In confronto adesso siamo in ordine, volevate dire. Pure piccone con fortuna qua dentro. Cioè, questo è il disordine più generale possibile e immaginabile. Cioè, guardate che roba. Che roba. Cioè, Wilson qua. Ho scritto grazie. Wilson, tra l'altro, sarà protagonista del server di Minecraft, che molto probabilmente alla fine d'agosto sarà operativo. Pensavamo di poterlo rendere operativo molto prima, ma se vogliamo fare le cose davvero fighe, ragazzi, davvero fighe, dobbiamo per forza aspettare un po', perché gli sviluppatori stanno creando una roba pazzesca. Allora, sono tornato qui un secondo, giusto perché volevo fiondarmi ovviamente anche nel land, per vedere cosa avevamo fatto. Non mi ricordo niente. Non mi ricordo granché. Nessun tipo di modifica al land. Beh, lo so che è come adesso praticamente, però nessun tipo di modifica al land. È veramente triste come cosa. Qui cos'è sta roba? Avevo avuto un principio di costruzione e poi mi è passata la voglia. Ah, guarda. Oh mio Dio, questo è uguale. È uguale a quello che abbiamo ad oggi. Oh mio Dio. Questa è un'emozione. Questa è un'emozione. L'endermite? Non ha nome? No. Non rovina. Allora, è stata lì per 6 anni. Ora, Stefano, se puoi non rovinarlo. Ok. Credo che non funzioni. Non funziona più. E non esce nessuno. Vedete. Enchanting room. Che pro però che qua l'avevamo fatta. Raga, l'enchanting room accanto alla farm di Enderman è fondamentale. Questa è la mia ender chest. Solo blocchi bruttissimi e inutili. Oddio, aspetta però. Mi è appena venuta in mente una cosa. Teoricamente non avevamo costruito niente di assurdo qua nel land, ma avevamo fatto una struttura nel void. Una sola struttura. Allora, ho le enderpearl, aspettate un attimo. Abbiamo fatto una struttura nel void, me lo ricordo. Lo ricordo molto bene. Eccola! Oddio! Cos'è sto proprio? Cioè, avevo sto vizio di fare le strutture staccate, tipo che levitavano, sì, come i dolci ovviamente. E anche qua eravamo stati fortunati però a spawnare subito il portale dopo aver ucciso il drago accanto a una nave. No, non è la nave. Era solamente una torre. Ok, non c'era l'elitra, probabilmente eravamo dovuti andare a cercarla. Cioè, ritornare indietro nel tempo è un'emozione. Sempre e comunque. Qui avevo creato una trappola per Enderman. Che è fighissima se ci pensate, perché fai così, ok? Quando l'Enderman finisce dentro, lui non può far altro che rimanere bloccato. Sì, poi il fatto che gli Enderman abbiano il dono del teletrasporto, questo è un altro discorso. Però è una trappola molto simpatica. Guardate, vi faccio vedere. Oh, ti ho detto che devi andare là. Devi andarci. Devi andare. Oi! Pezzo di. Pensate di essere più furbi di me? No, non lo sei. Bravo, bravissimo. Entra. Walka dentro. Ti prego, walka dentro. È molto facile. E siamo tornati a casa. Back in business. Questa era casa mia. Oh, il diamante in qualche modo ha sempre avuto un ruolo fondamentale, Incredibile. Mamma mia, che schifo di casa però. Cioè, che schifo di casa. Ma sapete che uno di questi giorni nella vanilla, in uno dei prossimi episodi, facciamo la dependance come si deve? Quella doc. Questo? Ah, già. Che qua dentro c'era Jeb e Dolly. Jeb era la pecora che cambiava ovviamente colore. Tuttora penso si possa fare. Dolly invece è la prima pecora nera che trovavamo all'interno della serie. Pazzesco. Tra l'altro, da qualche parte avevamo una mucca che si chiamava Dinnerbone. Non so, non ho idea di che fine abbia fatto. E questo deve essere il mio roller coaster, vero? Mi sa che questo era il mio roller coaster, che gironzolava tutto intorno alla nostra struttura. Beh, ragazzi, che dirvi? È sempre un piacere fare un salto nel passato per vedere anche che cosa ci ha portato al presente e che cosa probabilmente ci riserverà il futuro, perché vedendo che questo era il passato di 6 anni fa, è cambiata completamente la mia visione dell'approccio alla serie di Minecraft in generale, se ci pensate. Cioè, adesso abbiamo strutture e costruzioni
decisamente diverse. Cioè qua il focus, come vedete, era principalmente sulle pixel art, quindi sul collegare il mondo reale al mondo di Minecraft rappresentato dal sottoscritto. Quindi tutto ciò che era la quotidianità e la mia vita era replicato all'interno. Il cane, il gatto, i mates, il trio, Chubby Bunny, la lana, il Natale, i Pokémon, The Forest, Firenze, la pace, Sauron, lassù in cima la torre dell'occhio di Sauron. Sono un grande appassionato del Signore degli Anelli. Quindi questo qui era lo specchio di ciò che accadeva nella mia quotidianità. Ed è veramente molto bello da rivedere così. Veramente molto bello. Tra l'altro sì, piccolo cheat, in diagonale le rotaie vi fanno andare molto più veloci. Molto più veloci. E c'è un meccanismo tale che vi permette di andare ancora più veloce delle rotaie in diagonale. Tra l'altro sono abbastanza convinto, riflettendoci adesso, che questo mondo non sia effettivamente aggiornato agli ultimi salvataggi. E sapete per quale motivo? Perché io avevo un tempio degli iscritti. Io avevo una torre Eiffel. O sbaglio, ragazzi? Non credo di sbagliare. Comunque abbiamo fatto il giro completo, il roller coaster sempre molto apprezzato. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo vecchio mondo, che cosa potrei riportare da questo mondo nel mio mondo attuale. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. E ragazzi, ci vediamo nei prossimi giorni, un prossimo video. Qua è sempre tutto. Bye-bye! E tra l'altro noi giocavamo in hard. Ok, senza averla lockata però. Bravo. Bravo Stefano. Almeno questo. Almeno questo. Vediamo se riesco a planare fino all'occhio di Sauron. Sì, poi nel mio bioma un po' nevicava. Succedeva di tutti i colori. Eccoci qua, sull'occhio di Sauron. Adesso vi saluto veramente. Ciao. Mm-hmm.